ospiti di questa sera. Allora, Giuseppe Ferrito, Danilo Ferrera, Alessandro Scofani, tre giovani, avete visto, che sono partiti lasciando tutto per aiutare la gente di Crotone. Non è che possiamo mai fare ricorso con lo Stato arriva fino a un certo punto, perché ovviamente anche per problemi di mancanza, diciamo, di personale non può aiutare poi tanto. Quindi grazie anche a noi, ai volontari del CRI, che volontariato fa una grande parte in questi momenti di calamità naturali, no? Senz'altro. Non è un motivo particolare, ecco, che ci fa andare lì, o perché, ecco, nessuno ci paga, è un volontariato, quindi, ecco, non c'è niente di particolare, ecco, che ci spinge, è solo, ecco, una voglia nostra di andare lì, andare a aiutare. Una capacità di programmazione, a quanto pare. Cioè, sì, poi... è stato disponibile dal primo momento, ci hanno fornito appunto il pulmino, 9 posti della Polizia Municipale. E poi assieme a una macchina di un socio nostro siamo appunto partiti. Il pulmino ci è stato fornito nel momento in cui l'abbiamo chiesto, e questo è stato un punto, diciamo, a nostro favore, perché ci ha tolto tantissimi problemi, perché riuscire a partire con un mezzo già del comune è già un fattore importantissimo, anche perché avevamo bisogno di un aiuto e il comune ce l'ha dato senza esitare. Provoca attenzione, curiosità, determina entusiasmo, quindi lo stesso fatto che di per sé non avrebbe nessun rilievo, non sarebbe di nessun peso, di nessun rilievo, di nessuna importanza, invece adesso avere 10 punti a noi ci sembra di aver fatto chissà che cosa, e la gente crede che noi abbiamo fatto chissà che cosa. Ed è tornata in massa dal palazzetto, il ritorno del cambio dell'allenatore, il ritorno dell'allenatore che già conoscevano, che magari aveva introdotto un tipo di gioco particolarmente portato all'attacco, non so, veloce, senza particolari regole e schematismi, probabilmente anche questo ha contribuito a far correre la gente al palazzetto. Salvatore Rosa, Salvatore Chessi. Esercitazione come questa, devo dire con tutta sincerità, che è vista molto di buon occhio, sia dai comandi, sia dalla Marina stessa. Perché? Perché non solo è un ritorno di noi ex marinai, che poi non siamo neanche ex, poiché un marinaio rimane sempre la sua storia. Sempre un marinaio. Non solo, ma veda, il portare lì anche, come si è detto prima, degli ospiti, delle autorità, delle persone che magari è per la prima volta che salgono su una nave, è positivo, in quanto rafforza i legami che ci sono fra il mondo, diciamo, in armi, che in questo caso è la Marina, e con il mondo cosiddetto civile. Chiaramente noi dovremmo portare 50 soci fra misti agli ospiti, e io puntualmente faccio così, cioè non porti 50 soci perché sono ex marinai, ma diamo la possibilità, magari portiamo 30 soci e 20 ospiti, che può essere il singolo cittadino che magari me lo chiede. Thank you.
Signore e cari amici tutti, è con vero piacere che a nome dei Cristiani Democratici Uniti della provincia... Sì, è una questione che sta esaminando la Commissione VIA. Ovviamente si tratta di fare, come ha detto bene il Sindaco, una struttura utile alla città ma che sia anche compatibile con l'ambiente e non crei danni ambientali. Anche gli enti locali comunque devono avere il loro ruolo in questo senso, però c'è di contro una carenza di fondi. Allora il Governo nazionale che impegno può assumere? No, guardi, la carenza di fondi, proprio dati i residui e le risorse non spese che giacciono in Sicilia, nonostante i ritardi nell'approvazione del bilancio, proprio direi di no. Diciamo che la Sicilia ha una spesa corrente molto elevata e una spesa di investimento ancora troppo bassa. Presidente della Regione Peppe Drago, ieri su iniziativa del candidato al Consiglio Comunale alla lista del CDR Giovanni Iacono e di Momi Cartia al candidato al Consiglio Provinciale, ha presentato il progetto dell'UDR. In che cosa consiste in realtà questo progetto? Ma è un progetto politico che intanto mette al centro la persona umana, l'uomo. Si rivolge alla maggioranza silenziosa dei siciliani, degli italiani, in questo caso dei ragusani, che è una maggioranza fatta di moderati, di cattolici, socialisti riformisti, repubblicani, liberaldemocratici, che magari finora sono stati un po' a guardare in silenzio e che adesso invece vogliono ritornare a impegnarsi nella politica, per rilanciare le istituzioni a partire dalla città, a partire da Ragusa. L'onorevole Rocco Buttiglione, segretario nazionale del CDU a Ragusa, per sostenere la candidatura a sindaco di Salvatore Bocchieri. Perché l'elettore dovrebbe votare Salvatore Bocchieri? Primo, per la persona. Abbiamo scelto una persona giovane, capace, efficiente, giovane ma non così giovane da non sapere come dura la vita e come funziona lo Stato italiano, onesto, trasparente e insieme con lui abbiamo cercato di mettere assieme una squadra che avesse le stesse caratteristiche. Fate il paragone degli uomini, alla fine scoprirete che Salvatore è il migliore. Il secondo motivo è un motivo di programmi. Noi abbiamo un programma che è pensato per la città di Ragusa, è un programma serio, è un programma che vuole costruire lo sviluppo, vuole costruirlo non facendo affidamento sull'intervento dello Stato che non ci sarà, ma costruendo invece con i privati, con tutta la comunità di Ragusa, perché Ragusa non sia un grumo di case, ma una comunità di uomini. E poi abbiamo dei valori, la persona umana al centro di tutto, che nessuno sia emarginato, che nessuno sia escluso, che ognuno abbia la possibilità di costruire nella dignità. E quindi il lavoro. Il lavoro, perché se manca questo bene l'uomo è privato di qualcosa di essenziale. Salvatore Battaglia. È una giunta forte, ben collaudata, molto, molto professionalizzata, molto esperiente, capace di dare atti e fatti amministrativi di un certo rilievo. Io spero di poter portare avanti la mia esperienza, la mia capacità anche di tipo manageriale e imprenditoriale, e spero di poter dare una grossa mano d'aiuto per poter intanto sbloccare tutti i progetti che sono stati portati avanti dalla giunta precedente. Riflettere bene, pensare e pensare anche a che amministrare a Ragusa. Per quanto riguarda la mia esperienza, io ho fatto un'esperienza triennale molto ampia da sindaco a Scicli e penso che questo possa servire sia a me sia all'amministrazione per poter portare a termine tutto ciò che penso si possa concludere. Ma il più giovane è Guglielmo Di Grado. Credo che la scelta del sindaco sul mio nome sia stata determinata dalla mia esperienza lavorativa e dalla mia esperienza sul campo del volontariato. Quindi io penso di poter dare il mio apporto tenendo presente la mia competenza lavorativa e l'esperienza che mi sono guadagnato sul campo in tanti anni di volontariato. E cambiare...